Allora, amiche, eccomi qua con la ricetta dei cannelloni di carne. Parliamo sempre per quattro persone. Allora, la solita sfoglia, 12 rettangoli di sfoglia, come vi ho detto l'altro giorno, all'altro tutorial di quello con gli spinaci. Allora, per la sfoglia, o fate la sfoglia in casa, come vi ho insegnato, oppure comprate la pasta fresca, che è buono lo stesso, per una volta si può fare. Fate 12 pezzi a rettangolo che poi sbollentate con l'acqua un po' salata. In 700 g di macinato. Io non mi faccio dare il macinato pronto, prendo un bel muscolo che mi piace di più e me lo faccio macinare al momento. Poi 2-3 fettine di mortadella tagliate sottili, parmigiano, un po' di noce moscata, olio, besciamella del tutorial che vi ho fatto stamattina e per il sughetto, sempre il solito sughetto finto, io lo chiamo finto perché non c'è solo olio. Prendete un barattolo, due di pachino, li frullate, mettete 2-3 cucchiai d'olio in una padella e lo fate fare una decina di minuti. Anche se avanza un po', ci potete fare tutto con questo pomodoro, questo sughetto così. Potete aggiungere la pancetta, potete aggiungere il soffritto con l'aglio, che è semplice, c'è solamente l'olio. Ok? Adesso cominciamo. Prendiamo la bella cossa di sedano, togliamo i filamenti, un po' di carota e facciamo un bel soffritto sedano e carota. Lo tagliamo molto finemente. Vedo? Sempre quelle solite nocciole in fuori e le punte in dentro. Facciamo un soffritto abbastanza sottile, eh? Col sedano e con la carota, magari la prima tagliata a listarelle, poi la fate la carota, così vi viene più sottile. Perché i pezzi grandi poi ci stanno i bambini, magari non piace. Facciamo un bel soffritto così. Ok? Proprio sottile, sottile, sottile. Fate così, tornate indietro. Fate come un battuto. Perché non sono belli tutti questi pezzi dentro i cannelloni. Allora lo fate abbastanza sottile. Dopo fatto questo lo mettete in una padella con 5-6 cucchiai d'olio di oliva, mi raccomando, come dico sempre io, eh? Così, 5-6 cucchiai d'olio di oliva e lo fate soffriggere. Ecco qui, il soffritto è pronto. Prendiamo la carne, la mettiamo dentro. La saliamo, poco sale, poi poco sale, poco sale, la riportiamo sul fornello e la facciamo rosolare per bene, sempre girando con una cucchiaiella di legno o in silicone, quello che avete. Ecco qui, amiche. Allora, il macinato si deve asciugare tutta l'acqua che tira fuori, bene, asciugare, e devo rigirare, non far creare grumi, cioè la carne deve rimanere bella divisa, non appalluccata, ecco. Una volta asciugata tutta l'acqua della carne, coprite con un po' di acqua calda. Perché a me piace la carne cotta, anche nei cannelloni. Mettete un coperchio e fate asciugare. Allora, ecco qui la carne si sta finendo di asciugare. Intanto ho sbollentato la pasta, come nell'altro tutorial. I rettangoli li metto ad asciugare. Così, non sovrapposti sempre uno sopra l'altro, anzi, volevo dirvi che la pasta, se la comprate e c'è scritto pronto in teglia, una sbollentata dategliela lo stesso perché viene meglio. Prendete quella un po' rustica. Ok, ecco qui. Metto ad asciugare questi e poi è tra un tempo di far finire di asciugare la carne. Io faccio l'impasto. Ecco qui, la carne è pronta. L'ho messa in una ciotola, è ancora fumante. Prima di prenderla con le mani, magari facciamo freddare un po', eh. Allora, prendo la besciamella. Metto due mestolini di besciamella. Così. Un uovo.
una grattugiata di parmigiano. Eh sì, di parmigiano, di noce moscata, scusate. Di noce moscata. Poca, non troppa, Un bel pugno di parmigiano, anzi, se due è meglio. Così. E tagliamo mortadella sottile. Sottile, 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 proprio sminuzzata finemente. Mi sto rendendo conto che è un po' troppa sta mortadella. Mettetene un po' di meno. Tagliate sempre molto finemente. Vi chiedo scusa, ragazze. Cioè, ne mettiamo un po' di meno, un po' di più della metà. Ok, così tagliata, la mettiamo nell'impasto. Lasciamo un po'. Ok. Adesso prendiamo un mestolino di quel sughetto finto e lo mettiamo in mezzo, due mestolini, ecco. E il resto della besciamella lo uniamo al sugo per dopo, per metterlo sopra, bene? Così. Adesso una bella cucchiarella, giriamo tutto per bene. Incorporiamo bene tutto, l'uovo, la besciamella, il parmigiano. Come vedete io non uso pepe, che non mi piace proprio in cucina il pepe, però a vostra scelta potete anche metterlo. Mescolate bene 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 tutti gli ingredienti. Potete mettere anche un po' di mozzarella, però visto che c'è la besciamella la possiamo anche evitare la mozzarella, se no è troppo carico poi il cannellone. Una volta mescolato tutto per bene, lo lasciamo freddare un po', perché se no ci scottiamo a fare i cannelloni. E poi vi faccio vedere il procedimento, come metterlo dentro, che è simile a quello con spinaci e ricotta, però ve lo faccio rivedere di nuovo, ok? Facciamolo freddare un po'. Allora, ecco qua, in basso è freddato. Adesso prendo il sughetto che ho preparato, che ci ho messo la besciamella un po' nell'impasto e un po' in quel sughetto finto. Adesso ne prendo un po' e lo metto sotto la teglia, così. Ok, come ho fatto con i cannelloni spinaci e ricotta, Un po' di pomodoro sotto. Ok. E adesso cominciamo. Prendo il rettangolo, la parte lunga e quella che poi arrotolo, capite? Allora, lateralmente su quelli, la parte lunga, così ci metto l'impasto in mezzo e arrotolo. Ok, prendiamo un cucchiaio, così mettiamo in mezzo, non esagerato, che poi non ti basta neanche. Ok, così e arrotolo. Bene, e li dispongo nella teglia qui, che finisco. Prendo un altro, vi faccio vedere, così, impasto, lo allunghiamo per tutto il rettangolo, per la lunghezza del rettangolo, e arrotolo.
e lo metto dentro la teglia unito. Ne prendo un altro, vi faccio vedere così. Bene, lo disponete bene per lungo, non esagerato, eh? E arrotoliamo finché non riempiamo la teglia, ok? Ecco qui la teglia piena. Adesso prendo il pomodoro con la besciamella dentro, quel sughetto finto, e lo mettiamo sopra, così, per bene. Copriamo tutti i cannelloni, per benino. Questo sugo che con la besciamella è molto cremoso. Bondiamo un po'. Allora, ecco qui, una bella spolverata di parmigiano. Dopodiché infornate al forno preriscaldato a 220 gradi, 200 gradi, 120, secondo com'è il vostro forno. Oppure, se li volete cuocere subito, oppure se li volete congelare, il consiglio che vi do, prima di mettere la stagnola sopra, mettete sempre un foglio di carta forno, così, e poi coprite bene bene con la stagnola e congelate. Ma se li fate domani per Pasqua non dovete congelarli, li mettete, li fate freddare e mettete in forno. Tra un po' vi farò vedere il risultato finito dopo. Allora, ecco qua il piatto e la teglia già col pomodoro, con la besciamella l'ho messo sopra, bene, bene coperto, ma è bella spolverata di parmigiano. Purtroppo avevo fatto il video che mettevo il pomodoro sopra, però il telefono mi si è spento. Penso che il pomodoro è rimasto con la besciamella, lo mettete sopra i cannelloni, così, una bella spolverata di parmigiano. Se lo cuocete subito, lo infornate al forno preriscaldato a 220 gradi, secondo che forno avete. Se lo dovete congelare o riporre in frigorifero, mettete prima un foglio di carta forno e dopo la stagnola. Mi raccomando, è importante, mai mettere la stagnola a contatto con il pomodoro, mettete sempre la carta forno. Tra un po' vi farò vedere il risultato finito. Eccoli qua, pomodoro con la besciamella e parmigiano, e poi infornate. Il tempo che si coloriscono sono pronti. A dopo col piatto finito. Ecco qui ragazzi il piatto finito, ho messo una bella spolverata di parmigiano e dovrebbero essere deliziosi. Domani se posso vi farò un buon dolce. Vediamo un po' domani, secondo come mi sveglio. E come dicono i nipotini, piatto ricco, micificco. A domani.